questa manifestazione presentiamo appunto in anteprima nazionale questo sensore per la mappatura del suolo. È un sensore di un'azienda americana, Veris Technology, che è, diciamo, nel campo agricoltura di precisione da 15-20 anni. Ha la particolarità di fare un monitoraggio in continuo di alcuni parametri fisici del terreno. Anzitutto si compone di una parte anteriore dove vedete quei dischi metallici. Questi sono dei sensori di conducibilità, quindi vanno a misurare la conducibilità elettrica del terreno. In particolare abbiamo due dischi che vanno a iniettare praticamente una corrente nel suolo e altri due dischi a destra e a sinistra che vanno a leggere quanta di questa corrente è stata attraversata dal suolo. Abbiamo quindi due distanze di dischi, due profondità a 30 cm e a 90 cm. In più su questa macchina è montato anche al centro un sensore NIR che permette di fare una mappatura della sostanza organica del suolo. Unito a quello abbiamo nella parte posteriore un sistema per la misura del pH. Quindi abbiamo un campionatore che ogni tot metri, a seconda di quanto decido di impostare nel monitor, mi fa un campione di terreno e mi misura il pH. Tutti questi parametri vengono memorizzati in continuo, abbinati alla posizione GPS ovviamente, e in questo modo riesco a ottenere una mappa della tessitura del terreno, della capacità di scambio cationico unendo quindi la tessitura e la sostanza organica e del pH. Quanto tempo si impiega per esempio per monitorare un ettaro di terreno? Diciamo che per fare un ettaro di terreno ci vogliono 10 minuti, 15 minuti. La densità ottimale dei passaggi è ogni 10 metri, quindi faccio una strisciata, una riga ogni 10 metri e quindi diciamo si può andare anche a 15 all'ora a fare rilievo, è una roba abbastanza veloce. Poi queste mappe vengono utilizzate per diversi scopi applicativi, quindi anzitutto possono essere utilizzate per esempio per andare a gestire le concimazioni, che è la cosa più classica. Le concimazioni non solo, ma anche le correzioni del terreno, quindi gli amendanti per esempio per andare a correggere il pH o la sostanza organica. Per quanto riguarda poi la tessitura, questo dato può essere utilizzato anche per esempio per andare a gestire la densità di semina. Quindi le mappe ottenute possono essere utilizzate poi sulle seminatrici dotate di appositi sistemi di regolazione elettrica della distanza di semina e quindi in base alla tessitura del terreno, non solo, ma anche alla sostanza organica, posso andare a decidere una distanza diversa di semina e quindi ottimizzare la densità più alta o più bassa a seconda della potenzialità produttiva del terreno. Oltre a questo, ovviamente presentiamo poi i classici prodotti per l'agricoltura di precisione, che sono i vari monitor, GPS, monitor che possono essere utilizzati appunto per la guida, possono essere utilizzati per la gestione a dose variabile, per esempio, delle concimazioni, dei trattamenti, dei diserbi, delle semine anche. Abbiamo anche dei kit appunto da applicare anche su macchine già attualmente in commercio. Si possono anche adattare macchine già esistenti. In più poi abbiamo la possibilità di montare gli stessi monitor sulle MT3 per esempio e utilizzarli per fare la mappatura delle produzioni. Mappatura delle produzioni che chiude il cerchio. Come Arvatec diciamo che siamo sia fornitori di strumentazione sia anche fornitori di servizi, quindi per quanto riguarda la consulenza nell'ambito dell'agricoltura di precisione.